Sì, va bene, ho capito, però devi... Sì, lo so. No, ma devi essere tu. No, ma Gigino, io non voglio sminuire il tuo ruolo di leader politico, anche se domenica ti hanno scambiato per un manichino dell'OBS, non c'entra, tu rimani un leader politico, però l'agenda la devi rispettare, devi trattare con Salvini, lo dovete trovare un accordo, però tu devi smettere di avere tutte queste pretese assurde, vuoi uno incensurato, che non abbia carichi pendenti, che non sia indagato, che non sia del PD, che non sia di Forza Italia, che non sia della Lega, che non sia vaccinato, che faccia la spesa a chilometro zero, che sia biodegradabile, c'è rimasto solo Pagnoncelli così, però scusa, però continua, devi piantarla, di fare questi video su Facebook, segnati bene, tu domani presenti tutti i punti di convergenza tra i 5 Stelle e la Lega, i punti sono i seguenti, PD di merda, Berlusconi sei finito, in fondo Mussolini qualcosa di buono l'ha fatto, fake news gratis per tutti. Però mi raccomando, trova questa intesa alla svelta, perché non puoi mica arrivare ad aprile. Lo sai che ad aprile hai i testi invalsi di terza media, lo sai, eh? Ecco, mi raccomando. Ciao, 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 ciao. Scusa Giovanni, ero al telefono con Gigino Di Maio, però prima cosa voglio dirti che sono molto contento che sia tornato Cazzola. Anzi, voglio esprimere la mia solidarietà al dietologo di Cazzola, che è entrato in analisi proprio ieri. Ecco. E dico a Cazzola, è un professore. Consiglio a Cazzola di godersi la vita, perché so che il primo provvedimento dei 5 Stelle sarà togliere tutti i vitalizi di Cazzola. Scusate, sappilo, eh. Solo lo spirito del professor Cazzola, il suo nulla si salva, prego. Chi la fa l'aspetti. Sono anche contento che è tornato Pierluigi Bersani, reduce dal trionfo elettorale, quindi è molto bello che sia qui, però siamo tutti... Siamo, però tu lo sai Giovanni, siamo in una fase di stallo, tutti continuano a fare riunioni su riunioni perché i partiti e le coalizioni hanno questa ferma volontà di superare l'impasse, però arrivare a una soluzione, per esempio in questi giorni si è riunito il centrodestra a Palazzo Grazioli e si è capito che hanno a cuore le sorti del paese, guarda un momento della riunione del centrodestra, te lo faccio vedere, guarda, hanno... ecco, questa è la riunione del centrodestra. Anche i 5 Stelle si sono riuniti, alla riunione dei 5 Stelle per scegliere i capigruppo di Camera e Senato è stata bellissima, io c'ero, guarda, te la faccio vedere. Ma che ce porta? E naturalmente... A Roma prende subito, vai. E naturalmente... Si è riunito anche il PD e devo dire che nel PD si è ritrovato questo bello spirito costruttivo. C'è voglia di ritornare protagonisti al centro della scena politica. Ti faccio vedere un momento della riunione del PD di ieri, guarda, te la faccio vedere. Peraltro... Durante la riunione è emerso questo fatto che il PD non ha più una lira e molto probabilmente dovranno sloggiare dal Nazareno e trasferirsi in una sede un po' più adeguata all'attuale condizione un po' ridimensionata del partito. Domani infatti i vertici del PD si riuniranno qui, ti faccio vedere la sede del PD, la prossima. Eccola in alto. Walter Veltroni, tra l'altro Walter Veltroni ha dichiarato... Ha dichiarato Walter Veltroni che la sinistra deve stare dove c'è disagio, quindi la sinistra deve stare nel PD. Ecco, ma di sicuro il fatto più sconvolgente riguarda la sinistra è uno solo. Pippo Civati si è dimesso da segretario di Possibile. Ora il segretario di Possibile lo può fare soltanto l'altro iscritto di Possibile. Ma non è possibile, Giovanni. Tutto questo significa che possibile si è rivelato impossibile. Ma ciò che è possibile non può essere impossibile. Nel sillogismo aristotelico questo sarebbe un tertium non dato. Scusa se faccio sfoggio di sapienza filosofica, ma questa aporia la dobbiamo risolvere a tutti i costi. Gli unici che possono farlo, o tu invidi il tuo amico Dario Antisseri o Alessia Marcuzzi. Sono gli unici che possono... Sì, sono in due. Ecco. Allora... Scusa Giovanni, c'è Travaglio ospite stasera, perché volevo chiedergli una cosa, ha fatto un appello, ha detto Di Maio non ripeta l'errore di Bersani. Marco scusa, ma devi specificare quale errore di Bersani, quanti ne ha fatto? Secondo i miei calcoli Bersani ne ha fatti almeno 572.000, dovresti essere un po' più circostanziato. Ad ogni modo Giovanni, quali sono gli scenari che si prospettano per
trovare una via d'uscita da questa impasse politica, perché è così. Allora, le ipotesi più accreditate sono Lega più Movimento 5 Stelle, Movimento 5 Stelle più PD, esclusi Renziani, Orfiniani e Famiglia Boschi. Poi Forza Italia più Fratelli d'Italia più Forza Nuova più Casa Pound più Fascisti su Marte con l'appoggio esterno di Paolo Di Canio. Ed è l'ipotesi che metterebbe d'accordo un po' tutti. E l'ultima ipotesi, quella secondo me più praticabile, è Mafia più Camorra più 'Ndrangheta Aia. Più Sacra Corona Unita con l'appoggio esterno. Con l'appoggio esterno del clan Spada e dell'anonima sequestri, secondo me questa è la mia. Va evidenziato che Berlusconi ha escluso l'alleanza con i 5 Stelle e PD, perché i suoi interlocutori privilegiati rimangono Bruno Vespa e Barbara D'Urso, quindi lui parla solo con loro. E soprattutto c'è lo spettro ingovernabilità, giustamente. Certo, tutti fanno finta di niente. Moscovici, non so se hai sentito, commissario europeo per gli affari economici, ha detto che lui non è affatto preoccupato per la situazione italiana, ma che comunque rifiuta l'offerta di Di Maio per comprare la Fontana di Trevi. Non la compra, se lo sappia. Però sta di fatto che i capi di Stato sono preoccupati, hanno rilasciato dichiarazioni molto preoccupate. Macron proprio oggi in un'intervista a Le Monde ha dichiarato, te la faccio vedere, le vin italien tout a goût de bouchon, cioè il vino italiano sa tutto di tappo, è duro, molto duro. Guarda cosa ha detto la Merkel oggi, italianische Wurstwurst, italiani siete un wurst scaduto, non è bello, perché tanta credita? Guarda Putin, che dichiarazione di rottura, Silvio ha detto, ridammi subito il mio lettone che t'ho dato, non va bene. Ma perché? Ma perché non viviamo anche noi in Russia dove tutto è più facile? Lì altro che maggioranza da comporre. Putin al quarto mandato ha raggiunto il 74%, 74%. Dopo 24 ore tutto risolto. Oggi Putin è salito da Putin e ha dato l'incarico a Putin. Sì, l'hai sempre. A proposito, forse non lo sai, c'è la maratona elettorale in Russia, c'è Putin che commenta i risultati elettorali di Putin, le proiezioni di Putin, le interviste di Putin. Di sicuro però, con la vittoria di Salvini, anche l'Italia cambierà e soprattutto cambierà la RAI. E una donna che ha detto di voler rimanere nell'ombra per amore del suo uomo è pronta in realtà a diventare il volto di punta della RAI. Elisa Isoardi, posso dirti in anticipo che la RAI ha costruito un palinsesto tutto per lei. Ti faccio vedere i primi programmi che presenterà Isoardi. Questo, Mattino Padano. Mattino Padano, poi ci sarà Linea Rom, sempre lei, e poi l'ultimo, Fascisti da sballo, sempre per Isoardi. Peraltro è tradizione delle donne dei politici di rimanere donne discrete, sono donne che rimangono nell'ombra per amore, la moglie di Carlo Azeglio Ciampi, ce la ricordi, la moglie di Romano Prodi, la stessa Agnese Renzi, e direi la più discreta di tutti, Rubi Rubacuori, che è rimasta sempre nell'ombra, e poi il pollo l'ha spennato bene. Fino a che l'hanno provato. A proposito di vincitori, però ti voglio aggiornare anche questa settimana su chi è salito sul carro dei 5 Stelle. Allora, vediamo un po', sono saliti Flavio Tosi, poi Flavia Vento, Gad Lerner, Cary Grant, Ava Gardner, Sandy Martin, il coro degli Alpini di Monfasso, La Pimpa, tutta la giuria di Ballando con le Stelle, a parte Ivan Zazzaroni. Ma Ivan Zazzaroni sarà mica omofobo, Scusa se per un momento non parlo di politica, perché vorrei spezzare una lancia a favore del mio amico Zazzaroni, che è stato accusato di omofobia perché si è rifiutato di votare la coppia Ciacci-Todaro. Ma la critica che ha fatto Ivan non era sulla, era sulla coreografia del loro ballo, che era obiettivamente inguardabile. Tu a questo punto dirai, ma chi è il coreografo della coppia Ciacci-Todaro? Chi è colui che ha creato questo ballo così sgangherato? Vediamo. E vediamo chi è. Eccolo, guardalo chi è. A questo punto, Giovanni, giustamente ti domanderai come sta procedendo il governo ombra del nulla, quali iniziative state prendendo per smuovere questa palude stagnante in cui siamo immersi fino alle mutande.
Abbiamo preso un'iniziativa senza precedenti. Io in persona, assieme al mio portavoce, Anna Tatangelo, mi sono presentato sotto il Quirinale e ho urlato a Mattarella: Mattarella, datte una mossa! E lui in risposta... cosa ha fatto? Mi ha lanciato giù dell'olio bollente. Olio di semi, tra l'altro, perché non voleva spendere troppo. Allora noi del nulla abbiamo approfittato per lanciare la nostra campagna: Mattarella, datti una mossa! E adesso tutti verso il nulla con Mattarella. Con Mattarella, tutti insieme, verso il nulla. Con Mattarella, tutti insieme, verso il nulla. Tutti insieme.